Sono Margherita di Animal Save Movement, un movimento nato nel 2010 innanzitutto come movimento antispecista, che però si è progressivamente aperto anche ai temi della giustizia climatica e della sicurezza alimentare in quanto strettamente correlati all'industria zootecnica. Stasera sono qui per presentarvi il Plant-Based Treaty, che al momento è la nostra più grande campagna mai lanciata. Si tratta di un trattato scritto sullo stampo del trattato sui combustibili fossili e pensato anche come un futuro complemento degli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici. Questo trattato vuole mettere i sistemi alimentari al centro della lotta contro la crisi climatica, contribuendo ad arrestare il degrado degli ecosistemi causati all'agricoltura animali, promuovendo poi un passaggio a diete più sane e sostenibili a base vegetali e intervenendo anche attivamente per invertire i danni causati fino ad ora. Il trattato si articola attraverso tre principi fondamentali, tre richieste, la prima delle quali è abbandonare. Quindi questo primo punto mira a fermare l'aumento dei problemi causati dalla zootecnia, quindi dire no ad ulteriori cambi di utilizzo delle terre e da ulteriore deforestazione causata perché si creano nuovi pascoli o coltivazioni destinate agli animali, degli allevamenti. Il secondo punto è ridirezionare, quindi questa seconda richiesta vuole eliminare le cause del problema attraverso la promozione di alimenti a base vegetali e a una transizione attiva dagli attuali sistemi basati appunto sugli animali a sistemi a base vegetale, questo anche attraverso possibili aiuti anche economici a chi cambierà produzione. Il terzo punto è ripristinare, quindi questo punto vuole intervenire attivamente andando a guarire quelli che sono i problemi causati, costruendo la resilienza e mitigando il cambiamento climatico. Questo anche attraverso il ripristino degli ecosistemi chiavi, la riforestazione della terra e alcuni interventi pensati per raggiungere questo obiettivo sono progetti di rimboschimento utilizzando però specie autoctone e appropriate per il tipo di habitat e suolo, o concentrarsi in un primo momento o comunque principalmente sul ripristino di quegli ecosistemi che sono essenziali per i cicli di assorbimento del carbonio, come ad esempio le mangrovie e le torbiere, e aumentare anche il verde nelle zone urbane, anche qui utilizzando piante autoctone e magari fiori che possono attirare gli insetti impollinatori. Ci si può chiedere perché abbiamo bisogno di un plant-based treaty o se abbiamo bisogno di un plant-based treaty. Al momento stiamo affrontando una crisi climatica e oceanica della biodiversità e l'industria dei carburanti fossili, come anche la zootecnia e la pesca, sono tra le principali cause del cambiamento climatico, causando surriscaldamento, perdita della biodiversità, deforestazione e impoverimento delle acque e del suolo e anche zone morte negli oceani. Però non è sufficiente considerare solo i combustibili fossili alla lotta ai cambiamenti climatici, ma dobbiamo agire anche sui sistemi alimentari. Infatti, i tre principali gas serra, come il metano, la CO2 e il protossido di azoto, sono in continuo aumento e crescita e l'industria zootecnica contribuisce alle emissioni di questi gas a livello globale. Si stima che il 66% di tutte le emissioni annue causate dalla produzione di cibo sono proprio da imputare all'industria animale, ma questa industria provvede a solo il 18% del fabbisogno calorico mondiale, quindi diciamo da un punto di vista di resa non è efficiente. Inoltre il 77% di tutti i terreni globali viene utilizzato per la produzione di mangime per gli animali o pascoli o altri terreni legati all'industria zootecnica e questo causa deforestazione e perdita di biodiversità. Possiamo anche pensare poi che un terzo di tutte le coltivazioni mondiali finisce poi nello stomaco di animali d'allevamento e questo quantitativo potrebbe sfamare 3 miliardi di persone. Al momento ogni anno sono invece 800 milioni le persone che soffrono la fame e questo è anche uno dei motivi per cui un'alimentazione a base vegetale potrebbe meglio garantire la sicurezza alimentare, senza pensare che negli allevamenti si trova anche terreno fertile per il diffondersi di
nuovi virus o epidemie. E, sono stati diversi i report che nel tempo hanno dimostrato come un'alimentazione a base vegetale porti benefici al pianeta, anche confrontandole con altri tipi di alimentazione come quella vegetariana o mediterranea. E, ad esempio, sia l'IPCC che l'Università di Oxford hanno pubblicato questi report. Inoltre, io credo che anche un metodo molto facile per contrastare il cambiamento climatico, perché è alla portata di ognuno di noi, che può cambiare le sue abitudini alimentari in poco tempo, anche stasera o domani. E adesso ci possiamo chiedere, cioè, perché il plant-based treaty? E per tutti. Noi come movimento ci rivolgiamo molto ai governi e alle città, chiedendo loro di inserire un trattato sull'alimentazione vegetale nei loro progetti e piani alla lotta ai cambiamenti climatici. E diversi scienziati del clima hanno firmato proprio una lettera aperta destinata ai governi per far sì che questo accada, e la lettera è visionabile sul sito del plant-based treaty. Inoltre ci rivolgiamo anche ad associazioni e organizzazioni che ci sostengono, come Secus, che ci ha invitato qua stasera, e anche alcune aziende che hanno a cuore il tema dell'ambiente. Però il plant-based treaty è rivolto a tutti noi, ognuno di noi può aderirvi e ogni adesione conta. Come movimento ci siamo messi degli obiettivi da raggiungere entro il 2023, come ad esempio 1 milione di individui privati che aderiscano al trattato, insieme a 10.000 organizzazioni e 10.000 aziende e magari anche 50 città in tutto il mondo. I numeri delle adesioni attuali sono visionabili sul sito, e vorremmo anche che un trattato vegetale sia contenuto all'interno della prossima revisione degli accordi sul clima di Parigi. Ho nominato più volte il sito, a cui vi rimando se avete voglia di guardare, ci sono più informazioni, anche diverso materiale, come ad esempio una guida che aiuta nel passaggio un'alimentazione vegana o una guida per diminuire la propria impronta di carbonio. Al momento molto di questo materiale è stato anche tradotto in italiano, per il resto ci stiamo lavorando, però si trova tutto in inglese. E in conclusione mi viene da dire che mangiare può essere un atto rivoluzionario, però per far sì che sia accessibile a tutti c'è bisogno anche di un cambiamento sistemico a livello politico e culturale, ed è anche questo che noi chiediamo con i plant-based treaty. Grazie. Grazie mille.